Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e buon anno, perché questo video lo faricherò il 1º gennaio, così lo vedete subito. E partiamo con Kiba Strip, gioco che ho comprato per Natale. Ecco, qui pronto un salvataggio con tutti i personaggi disponibili, giocabili, nel senso accoppiati. Diciamo che è un gioco dove tu sei protagonista e hai un compagno. Ora ve lo farò. Ecco, qua li ho disponibili tutti, non so perché. In questa missione ci sono tutti. Datemi tempo di caricare. Abbiamo. In ordine di importanza. Qua dentro c'è la mia sorellina. E non mi interessa farvela vedere. Poi questa è la maid gemella perduta di Senaka Shiwazaki, che è identica. Poi abbiamo la grande manager con tanto di vestito scollato, la nostra amica d'infanzia, l'idol tsundere, che non mi sta per nulla simpatica, è l'unica degna di essere in questo gioco. Shizuko, quanto è bellino. Ah, piccolo dettaglio sull'idol, Rin si chiama. Voglio dire, sei un idol e sei tsundere, ti puoi vestire così? Cioè, guardatela, guardatela. Dove li ha trovati questo intimo indecente? Hai tua maledetta. Comunque, visto che sono una persona buona, andiamo con Shizuko e diamogli un look di quelli potenti. Ovvero, ah, non le ho ancora sbloccate le orecchie da gatta su questo profilo. Porca miseria. Comunque gli diamo questo. Vediamo se... Poi... Era qua giù in fondo, lo so che era qua giù in fondo. Ecco. Gothic Lolita. Pantaloni. Perché le robe ce l'ho in fondo. Da queste parti. Gonna da Lolita. Scarpe. Abbiamo anche quelle. Dove sono? Scarpe Gothic Lolita. E abbiamo anche l'intimo. E poi questo è bellino. Ah, poi vorrei farvi soffermare su questo. Quanto è sexy questo? È bellissimo. Qui no, gli dobbiamo dare un intimo da Lolita. Benissimo, ora che abbiamo la nostra Gothic Lolita, io direi di fare una missione secondaria. Ecco questa che è facile facile. Ok. Ha lo stile del GDR. Da qui dall'equipaggiamento, devo dire quanto danno di bonus, le statistiche sulla destra. E fra l'altro questa cavolo di spadona. Questa è un'arma, è la spada Super Saiyan, non so. Ha potenza base 300, poi l'ho potenziato per 398, ma questa spada spacca tutto. Ora ve la farò vedere. Ok, Shizuku. Andiamo a fare una missioncina. Si vede un po' male. No. Oh, quanto è bellina! È bellissima! Ah, piccolo dettaglio, quando cambiate i vestiti gli cresce, gli si riduce il seno. Non lo so perché. Sei bellissima, fatti scattare una foto. Ecco, questo effetto lo vedete perché sarebbero coloro che dobbiamo cacciare, quelli che hanno questo effetto. Vedete, c'è anche il tizio laggiù in fondo. Lei è il nostro alleato. E quindi dobbiamo volere bene. Diamo Gothic Lolita. Quanto è bellina Shizuko. Seriamente, un'altra Gothic Lolita. Sei bellissimo vestita così. Eccolo qua. Allora, in sintesi dobbiamo fare fuori quanti più
Sintister, che sarebbero praticamente vampiri, possibile. Con 4 ci darà la nostra ricompensa. Come si vedono? Basta prendere la camera, scattare una foto, vedere l'effetto sfocato che vedevamo anche su Shizuko, parlare al tipo e invogliarlo a combattere. Come vedrete, la leggendaria potenza di quest'arma. Se non mi uccide prima, avendo l'arma che spacca il mondo e che fa i devasti, facile facile. Basterà spogliarli e prendere cose. Giusto, Shizuko? Ma veramente volevo parlarti. Vediamo se una di queste due è da spogliare. Oh, sì. Vieni qui, turista. Ora noi la spogliamo. E basta con questi attacchi base del cavolo! Ora vi faccio vedere la mossa speciale. Prima. È stato veloce. Ci basterà fare così. Finché non abbiamo fatto i fuori quattro, siamo già a tu. No, non la guardo l'app delle cose. Guarda che... Intrusione in camera. Ora continuiamo. Oh, che bello. Quanto ci viene qua davanti è bellissimo. Serve qualcosa? Sì. Facciamo subito la mossa speciale. Dovrebbe metterlo capo. Con l'ultimo colpo. E tanti saluti. Ancora i pantaloni. Impressionante. Roba di classe. Ah beh, addio. Ne resterò soltanto uno. Eh sì. Questa gotica lì, ti prego. Dimmi che sei tu. Goticlonita, quanto goticlonita. Sì, prenderò i tre vestiti. Ok. Shizuko, questa è tua. Sono goticlonita, quanto goticlonita. Tu che minchia vuoi? È una lotta goticlonita. Incredibile. Cioè, si crede forte. Adesso facciamo una piccola combo. Alzati, di quelle belle potenti. Troppo divertente a spogliare gente. E tanti saluti a tutti e due. Un soldi. Altri soldi. Ah no, erano quelli di prima. Bene, abbiamo finito. C'è un video veloce, eh. Io magari con Anna per far vedere questo gioco. Se avete video con altri partner, con altri outfit, ditemi, ho anche quello da made. 50. Però, Shizuko. Quanto è bellina. Quanto sei bellina. Sei bellissima anche sfocata. Sì. Prendiamo la nostra ricompensa. Paga uomo. Muchas gracias. Ora, ho sbloccato cose nuove sul profilo che non uso. Beh. A parte tutto però. Ah, sono enciclopedia. Ritorniamo a vedere quanto è zozza la nostra idol. Tsundere, sei zozza! Sei una zozza assurda! Ti odio! Ci gioco tutta la vita! Ah, fra l'altro lei è la sorella. Ma sono cose che capire, ecco. Ho questo sbloccato. Ah, ma questo lo sblocco. No, non lo sblocco, è usato un filo per questi oggetti che servono casualmente. Faccio vedere. Miei profili senza immagini. Shizuku. Età ha 170 anni. Nel gioco non lo dicono ma non lo segnano. Poi, fra l'altro.
Lei ha la sorella, ne ha meno anni, ne ha 150, come fa a avere più seno e più fianchi? Spiegatemelo! È anche più alta! È anche più alta! Tsundere del cavolo. Che ci vuole? Questi sono tutti personaggi. Forse è meglio non andare oltre la maid tettona e tanta roba. Meglio non andare oltre per non fare spoiler. Sapete che gli spoiler li odio. E direi, torniamo alla base. Dove concluderò? E no, ah giusto, devo far vedere la sorellina. So che a qualcuno di voi piace. Enciclopedia. Personaggi, ho sbagliato. Dove? Ah, Nana, eccolo. Non si sa nulla perché dovrei fare la route con lei, ma non mi va. Questa è la nostra sorellina. Se volete che usi Katie, la maid, gemella di Sena, la nostra donna di carriera, la nostra amica d'infanzia, l'idol tsundere zozzona. Sei zozza, accettalo. Oppure la mia sorellina, comunque dico, posso cambiare vestito tutti tranne che la mia sorellina e la nostra donna in carriera. Sion, anzi Sion, quanto sei bello. Sei bellissimo, un'altra foto. Te ne devo fare tante. Beh, per il video direi che possa bastare. Idol zozza. Sei zozza! Sei zozza! Ah no, è proprio la televisione che si vede male. Beh, direi che questo gioco è tutto. Quando avrò finito le route di queste quattro qua, cioè mi è rimasta di Toco e di Sino. Visto che la sto facendo adesso, potrei farvi battagli in arena. Dovrei solo tornare a questa missione qua, perlomeno averli tutti. Sì, è fattibile, ci metterò un po' però. Beh, se volete altri video con altri personaggi, ditemelo, e con altri outfit. E direi che possa bastare. Se volete anche la recensione, ditelo, perché qualcosa da dire c'è su questo gioco. Quanto è figo il mio vestito militare con le cuffie fighe, la spadona che spacca il mondo. Fai devasti questa spada. Beh, buon anno, buon 2015 e arrivederci.